Pasquale, squaletto solidale. E questo è il titolo della fiaba per ragazzi che affronta il tema del bullismo e che la scrittrice Donatella Di Pietrantonio ha donato al Corecom Abruzzo. Fiaba che da settembre sarà consegnata gratuitamente a tutti gli alunni delle scuole primarie. Il progetto editoriale è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Pescara, nella sede del Consiglio regionale, e che anticipa l'evento in programma domani a Roseto alle ore 18.30 nel Palazzo del Mare. All'incontro con la stampa di oggi hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, il Presidente del Corecom Abruzzo Filippo Lucci, il Commissario Agicom Antonio Martusciello e le Consigliere del Corecom Michela Ridolfi. È un libro esempio soprattutto per l'autrice, insomma, Donatella Di Pietrantonio, ma è un libro che parla di come aiutare le giovani generazioni a rispettarsi l'un l'altro, ma è soprattutto un libro che insegna ai ragazzi, ai bambini. È un'attività che la Presidenza della Regione ha avviato oramai da 4 anni, anche e soprattutto attraverso il Corecom, che in una maniera esemplare già lo scorso anno ha fatto iniziative importanti contro il cyberbullismo, sapendo di che cosa si occupa il Corecom come garante per le informazioni, per il rispetto delle persone, ma soprattutto questo progetto che è stato avviato di presentazioni in tantissime scuole di questo bellissimo libro, Pasquale Squaletto Solidale, ma non solo la presentazione e il dono di questo libro, ma anche dire ai ragazzi, dire ai bambini ciò che porta in sé queste pagine così illustrate e che cosa vuol dire avere rispetto per gli altri come sia rispetto di se stesso. Quindi è un'educazione che aiuta ad avere un mondo nel futuro migliore. È da lì che bisogna ripartire e da lì riparte il Corecom, riparte la Regione Abruzzo. Saper riconoscere lo squalo, saper riconoscere chi ha delle cattive intenzioni è fondamentale per non cadere anche nell'errore di dire ok, mio figlio è bravissimo con internet, è bravissimo con lo smartphone e poi però la cronaca ci racconta ben altro. Un incontro che ci inorgoglisce perché certifica che il Corecom ormai è un punto di riferimento per la tutela dei minori in ambito locale e lo fa con un dono all'Abruzzo, agli abruzzesi, io direi all'Abruzzo migliore perché i nostri più piccoli ragazzi con questo prodotto che è veramente straordinario, nella sua semplicità diventa un punto d'orgoglio per il Corecom ma soprattutto per l'Abruzzo.